Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un episodio di Super Mario Bros. Wonder. Siamo al labirinto rosso e blu, vi ringrazio per tutti i commenti che mi avete lasciato. Tra l'altro mi avete detto una cosa molto particolare nei commenti, e cioè che a quanto pare nel primo Super Mario... Sì, ma se mettete vasi, però non è che posso parlare di queste cose con i vasi. Sembra di essere in Paper Mario, in questa zona. Comunque, dicevo, mi avete scritto che nel primo Super Mario, a quanto pare, Miyamoto aveva pensato di far mangiare il nostro Mariuscio dai Goomba. E quindi mi avete detto, prova un po' a farti smordicchiare dai Goomba. Appena ne troviamo uno, è quello che farò, ragazzi. Non vi preoccupate, ci proviamo. Immantinentemente. Beh, ce la farai. Secondo me non ne usciamo, però ci si può provare. Ok, è andata bene. Ah, quindi da lì potevo tornare indietro nel caso non ce l'avessi fatta. Ok. Spacca vasi! Grande lui! Questi non sono... non sono Goomba! Quindi, ok. Tanto, presi tutti al volo, grandi noi. Qui forse ci vorrebbe l'elefantino. Che non ho, dannazione. Non c'è il potenziamento dell'elefantino. Per il momento... Ah, per il momento... Ale, occhio, perché questi sprintano. Lo sapevo. In effetti, per la verità, mi è sembrato che mi avesse mangiato anche lui. Guardate un po' voi. Parliamone. Ma guardate voi se... Ok, preso. Per la verità l'unica cosa che volevo fare era passare di sotto e prendere quella moneta alle 10. Che mi sembra il caso. Oh, bellissima Toadette così. Tra l'altro avete visto, ho cambiato personaggio. Bellissima. E Toadette a fare surf. È stupendo. Le animazioni di questo gioco sono veramente spettacolari, eh. Hanno un qualcosa di veramente stupendo. Allora, qui c'è una porta. Però ci sono dei blocchi rossi, quindi ci dovrebbe essere... Ci dovrebbe essere un qualcosa da sbloccare, tipo questo. Ma la chiave è qua. Bello, 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 mi piace. Ah, ma ci... Grazie! Ah, ma viene con noi la chiave! Questo mi ricorda molto Super Mario Bros. 2. Ok, entriamo, perfetto. Meno male non ci sono cose svolazzanti qui, perché se no mi era già presa male. C'è niente qui, segreto? Ah... Ci avrei scommesso. Per un attimo ho pensato di essere morto. No, gli sfavillotti. No, bellissimo. Si chiama sfavillotti. Mi è preso male, non credo. Però bellissimo vederli. Che cos'è? È il Mario Fuoco. Mi sembra anche giusto sbloccarlo con loro. Perfetto, allora prendiamocela con calma. Ale, tanto non c'è... si possono annullare. Non c'è il tempo, quindi easy e tranquillità. C'è un fiore meraviglia però lassù. Come ci arrivo? Parliamone. Parliamone un attimo. No, aspetta, ho capito. Ok, l'avevo visto che c'era lì qualcosa. Un punto interrogativo. Però si sa mai. Aspettate che questo ce lo togliamo in mezzo, Ecco, mi sento meglio. E che cosa fa questo adesso? No, via! No, 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 no. Perché ho l'impressione che questo ci seguirà. No, non così. Ale, lasciagli perdere, per favore, perché sennò ci rimani fregato da solo. Non avere fretta. Non è importante avere tutta questa fretta, perché lui dovrebbe fare quello che facciamo noi, no? Sì? Bene. L'importante è averlo... visto. Ok, potenziamento. Come ne esco vivo? No, non avevo visto quell'aggeggio. Ok, via. Via di qui. Vorrei prendermi un potenziamento giusto per rimanere vivo più facilmente. Ma perché farlo quando si ha la possibilità di rimanerci secchi? Vai. No, infine meraviglia. Prendilo, Ale. Mamma mia. Wow. E qui? Monetuccia. E buttiamo via. Ok, andiamocene pure. Non è il caso di stare ulteriormente in questa zona, perché mi vedo male. Anzi, già che ci sono, potenziamento, che schifo non fa mai. E io ho l'impressione di essermi perso monete da 10, sapete. Ho giusto giusto questa impressione. Questa vaghissima impressione, eh. Ah,
ma quindi si può schiantare il vaso direttamente sulla pianta. Idiota, non ci vuole. Fatti. Che idiota che sono. Stupido me. Sto... Ma si può scendere allora? No, scusate, questo che fa? Ok. No, io ci provo, ragazzi. Ma c'è una zona sotto. Pensi di andare in su? Ma è quasi quasi, Ma che? Ma è una zona segreta questa? È la zona normale? Dove cacchio? Perché c'è tutto questo? Perché? Aspettate un attimo, devo tornare indietro. Quanta roba c'è in questo gioco? Allora, sì, un attimo e ci andiamo su. Io devo vedere che c'è dall'altra parte, ora come ora. Partita una monetina così. Ok, lì di sotto ho capito dove siamo. Qui c'è un fiore da sbloccare. Io non ho vasi però per farlo. Aspetta, ma questo... No, no, ok, non lo posso prendere. Ma quindi si può scendere anche da qui, no? Mi sembrava. E qui siamo alla chiave blu. Che casino. Ok. Quindi se io ripremo questo mi si dovrebbe sbloccare, no? Quella zona lì della porta. Ma non posso entrare. E di qua non si passa. Aspettate, però lì c'è qualcosa. Forse... Ok. Non lo so, ma magari... Ci ho sperato tanto che ci fosse qualcosa. E che c'è a fare questa zona, allora? Ma soprattutto... Come ci vado lì? Qui si riscende, no? Esatto. Ah, è giusto, 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 giusto. Ma giustissimo. Quindi qui c'era il pulsante. No, dov'era il pulsante? C'era un pulsante qui, c'era. Me lo ricordo bene. Qui c'era un pulsante, Ale. Ok, se premo questo e vai e cadi direttamente da là, tipo da qui, dovremmo avere il pavimento sotto i piedi in modo da aprire la porta. Esatto, ok, perfetto. Figata. Figata, bellissimo. Yes! Complimenti! Grazie, sia per il ce l'hai fatta che per i complimenti. Non era così semplice. Sono convinto che mi manchino reiterate monete viola. Io prima ho detto monete blu, viola blu. Che cosa ho detto prima? Non lo so, ci sta che abbia detto qualcosa di strano. Non vi preoccupate, tutto regolare. Intanto i semi meraviglia ce li siamo presi, che è fondamentale. È bello così. Le monete viola però assolutamente no, ne ho prese forse una, magari due, ma sicuramente non tre. E ci sta sbloccando, ovviamente, cosa vai? Non vuoi sbloccare un livello nuovo, sono pochi livelli qui. Ce l'abbiamo fatta, siamo usciti dal labirinto. Questo deserto è davvero pieno di misteri e di segreti. A proposito di segreti, ho sentito che da queste parti è nascosta una spilla che ti fa andare più veloce. Ma in teoria ce l'ho già io, quella spilla. No? Sembra già di avercela. Allora, fatemi vedere un attimo. Sì, mi manca una moneta viola. Che non so dov'è. No. Sì, era questa. Ok, perfetto. Vabbè, la ritroveremo. Il buio rivelatore. Bene. Tanto, tutto materiale per l'episodio extra, no? Quindi non vi preoccupate, tutto a posto. Tutto bene così, non c'è problema. No, non volevo que... Vabbè, meno male. Bravo gioco, hai capito che sono stupido, quindi bene. Questo mi ricorda tanto. Aspetta un attimo. Il livello su Twitch che avevamo fatto al buio, dove mi guidavate voi, che a un certo punto ero impazzito e avevo fatto per conto mio. Ve lo ricordo. Non so se qualcuno di voi c'era in quella live di Twitch che avevo fatto il livello senza guardare, in pratica. Occhi chiusi. Vabbè, dettagli, allora. Buio rivelatore fatto. L'intermezzo non dovrebbe avere... Esatto, fiori viola, quindi va bene.
qui non si passa perché il ponte per ora non c'è. Perciò c'è da fare arena sul leone, musica e salti. E questo l'avevamo fatto, gran salto da abbassati. Ok, quindi musica e salti sia. Dovrei cambiare spilla perché non so che spilla ho al momento. Ho quella della... ti permette di muoverti e scattare un po' più velocemente del solito. No. Ma sì, dai, teniamola per ora. Ma sì, tanto per cambiare. Ok, questo sembra abbastanza semplice, disse lui prima di rimanerci. Ok, non vedo tempo, ma potrebbe esserci. Questo è uno spartito bellissimo, è un sol mi fa la la si do. Beh, ok, d'accordo, benissimo, chiave di violino, alla grande così. Bene in questo modo, spero non mi sbagliato a leggere, perché di tanto faccio, dico castronerie, quindi spero non aver sbagliato. In ogni caso, se avete un pianoforte o una pianola, la volete rifare, sapete le note. Bene così, bene così. Arena sul leone. Livello piazza pulita. Arena sia, e qui sono combattimenti. Qui sono combattimenti, ragazzi. Disastro e tragedia a non finire, a breve, a brevissimo. Elimino tutti i nemici. Non ce la farò mai in tempo, ma prendiamoci allora l'elefantino che abbiamo visto l'altra volta essere molto utile. E... no, non voglio la trivella. Voglio l'elefante e... il fiore di fuoco. Sì, 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 sì. Questo perché l'elefante... speravo mi permettesse di fare altro, ma va bene. Mamma mia, ok, ok, ho scelto la cosa sbagliata. Ho indubbiamente scelto la cosa sbagliata. E questo non funziona. No, aspetta, girati. Perfetto. Insomma, non funziona relativamente. Con la proboscide lo facciamo girare. Quindi, non è male. Ci abbiamo messo un'eternità. No, Ale, 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 smettila. Smettila. Fidati. Accidenti a me. Ancora 7 di che? Ma come... capito? Capito quello che devo fare? Potenziamento prima che mi colpiscano. Ok. Vai, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ok, perfetto. Presa, 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 presa. Questo ti permette di scorciare tantissimo. Ma io ho perso veramente anni di vita. Ok. In quanto a tempo, se non altro. Dai, dimmi che è la fine, che è già finita. Ma anche no. Sì, certo. Lo sapevo che finiva così, dannazione. Non funziona il fuoco. Ho indubbiamente preso gli oggetti sbagliati. Forse la trivella era utile. O meglio, forse qui l'elefantino era più utile. Sapere prima i nemici che si vanno a trovare è effettivamente molto più utile. Cosa fa? No, aspetta. No, ok. Come ci arrivo lassù? Scusi, lei è ormai... il tempo è passato, non credo di essere... in lizza per una moneta viola. Però, però, se su 200 secondi ce la facciamo, forse. No, ma assolutamente no! Oh, mamma mia, meno male ho frenato. Perfetto, no, vai, Ale, a palla, palla. Benissimo. Questi si vede che si sono trovati anche in Super Mario Bros. 1. Da come si fa a palla questa parte? Senza potenziamenti, senza bisogno di niente. Era sotto i 100 secondi davvero. Io pensavo fosse sotto i 70. Ci dovevo provare, ragazzi. C'era la possibilità di farlo. No, ok. Dovevo. Grazie per i complimenti, non sono stato molto bravo. Peccato, 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 ho perso... ma sapete che forse quei secondi che ho perso con l'elefantino all'inizio... vedete? 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 C'è sempre qualcosa da recriminare quando non si sblocca tutto. Comunque... si può fare, si può tranquillamente fare, ma adesso c'è il castello. Anche perché io di là, se non c'è il ponte, non ci posso andare. E questo ponte com'era che si doveva fare per farlo? Ma passate come sono, non ho più energia. Ah, sì, eccoti. Ah, lo fa lui il ponte. Ah. Ma guardate.
Allora va bene, ma posso sapere... Ah, accidenti a me che mi sono messo a fare stupidaggini. Questo significa che il ponte è riparato? Già, sboccio dalla felicità. Adesso posso andare a vedere Ninja Ballerini. Avete già sentito parlare dello spettacolo a cui si può assistere sotto la duna vicino all'Oasi? Ah, ti dicono dove sono. Cioè, sotto la duna vicino all'Oasi. Un consiglione proprio. Ma vedo che avete già ottenuto la spilla saltatempo. Ottimo, io ancora non ce l'ho. Devo esercitarmi di più e migliorare la mia tecnica di salto. Piano piano lo otterrai, non ti preoccupare. La casa degli spintarelli. Ragazzi, facciamo questo allora. Ma sì, dai, buttiamoci in un po' di livelli. Che sono soddisfazioni così. Magari oggi faccio un episodio un pelino più lungo. Ora vediamo un po'. Anche perché sono diversi giorni che non vi porto video. Quindi vediamo un attimo se questo magari viene un po' più lungo così. Avete materiale. Dai, spingi. Dai, spingi relativamente. Se facevo veloce potevo forse... distruggere questi cosi. Ma di preciso. Ah, ok, benissimo. Figata. E questo si può spingere? Sì. Grandi. Mi mancano cose. Ah! Ok, visto la porta. Scusate, non avevo visto minimamente la porta. Benissimo. Quello dovrebbe arenarsi lì. Col cavolo, quello scende. Ti pareva? Non avevo visto la porta. Grande Ale, geniale. Bene, bene. Se lasciate stare, tutto bene, tutto regolare. Qui si può andare su dietro. Qui c'è un tubo. Ma se io vado di qua, che mi sembra più segreto questo. Ho fatto qualcosa. Non dovevo fare questo, vero? Grazie. Qui si sbloccano cose. Premendo aggeggi a caso si sbloccano cose a caso. Bene. Aspettate però, c'è una monta viola qui. Quindi forse non siamo proprio nel posto sbagliato. Sì, è che momentaneamente cioè, ho capito come salire, ma... stavo cercando di andarci senza morirci. Possibilmente. Io non lo so, ma questa mi pare più segreta. Quindi entrerei in questa. C'è da fare... cosa... cosa l'elefante che entra nella porta? Bellissimo! È bellissimo! Come devo morire esattamente io? Perché c'è un Bowser enorme. Dorato. Tipo statua. Ho paura! Cosa deve... No. Come ne esco? Ehi! C'è qualcuno là? Sì, io che sto per essere schiacciato! Come ne esco? C'è un'uscita dalla parte destra? C'era il fiore... Aspettate un po', c'è un'uscita dalla parte opposta. Allora, prima cosa, mi ha tenuto le monete. Ok, bene. Quindi, era qui la zona. Come diamine la sblocco io? Allora, prendo il potenziamento. Mi hai chiamato? Come vado di là? C'era il fiore che mi chiamava sulla destra, quindi ci deve essere qualcosa che ti permette di passare oltre, no? Perché abbiamo visto, lui non ce la facciamo a combatterlo. Aspettate un po'. No, non capisco... come fare? Super corsa. Scatti senza sosta ad altissima velocità. Scorre. Se corri oltre il bordo di una piattaforma, in qualche momento puoi ancora saltare. E se proviamo questo, magari abbiamo più spinta. Proviamoci, dai.
Ma sì, ma proviamo. Vediamo un po' cosa viene fuori. Questa è... Oh, guardate qui che velocità. Mamma mia. Mamma mia. Perché ce ne avevamo parlato prima che c'era una spilla della velocità. Non vorrei che ci volesse questa per passare... Peppa, calmati. Mamma mia, va a 10.000 km/h. Perché se di forza non ce l'abbiamo fatta con l'elefantino... Ah, ma non si ferma mai. Ok, bene. Come farò a fare sto livello? Non lo so. Allora, potenziamento. Bene. Vedete, se andiamo forte magari riusciamo a fare qualcosa. Perché io non ho idea di come passare oltre. Non ho visto zone per uscire. Via! Via! Sembra funzionare. Ma qui non ci si salta neanche sopra, quindi come facciamo? Proviamo, vediamo un po' a rimanere qui. Sì, ma come faccio a venire di là? Dimmelo! Ma come? Ma come? Come ci vado di là? Allora, facciamo una cosa, proviamo. Perché mi è sembrato di vedere... Scusate, non vi taglio perché ve la voglio mostrare. Poi proviamo anche questo, se per caso rimuoio, vi taglio. In quel caso. Ma forse ho capito. Perché mi è sembrato di vedere un pertugio in alto, a destra, vicino a un blocco blu. Mi hai chiamato? Vediamo un po' se effettivamente è così. Lassù in alto, vedete, a destra. Dove la colonna blu sale, la colonna di destra blu sale. Secondo me ci si passa di là. Vediamo. Perché non è semplice arrivarci comunque. Ho preso questa spilla proprio per cercare di darmi una mano, però... No però. Ma eppure mi è sembrato di vedere, vi giuro, un pertugio lassù prima. Si può schiacciare qui? No. È una fregatura allora. No, aspetta. Come consigliata? In che senso? Sì, sono grande, ok, ma... Ma scusatemi, ma allora se passo direttamente di qua? Andiamo oltre quella zona? Ah, andiamo a prenderci questa. E questo è il fiorellino dalla parte opposta. Ok, perfetto. Ho come l'impressione che per prendere quel fiore meraviglia ci voglia... Stavo per dire che ci voglia il... l'elefantino. Io devo fare una culata in modo da bloccare il nemico dall'altra parte. È l'unica cosa che mi viene in mente, francamente, questa. Che è l'unica cosa che non ho provato a fare, perché ve lo ricordate, con l'elefantino comunque non ce la facevamo a spingere. Questo lo rifaremo. Questo è un... Sì, ho capito che è un semimeraviglia, ma è segreto. Quindi per ora proseguo. Vediamo un po' che viene fuori, Nel caso... Perché con lui ce la faccio e con l'altro no? Dannazione. Quanta roba mi dà! Mamma mia, un quintale di roba! Ok, allora, perché ho fatto questo? Perché volevo vedere che c'era qui sotto. Direi nulla. Ma possiamo metterci quello lì. E magari mi sblocca qualcosa? Non lo so, proviamoci. Ciao. Guardate. Guardate se non ha sbloccato roba. Yes. E siamo sopra. What? Uscita segreta. Dai, l'ho beccata. Forse. Oh cavolo. Ale, non oltre. Non oltre. Bellissimo.
preso l'uscita segreta, mo vieni qui. Mia! Yes! Sì! 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 Uno solo? Giusto, uno è dell'uscita normale e l'altro è del semimeraviglia che ci siamo persi. Che bello sto livello, cavolo. La casa degli spinterelli è bellissimo questo livello. Quindi forse mi ha sbloccato la zona segreta, che è questa. Con un livello segreto che è quello. Allora, facciamo una cosa. Facciamo che per questo video ci salutiamo qui. Nel prossimo io proverò a riprendere comunque questo semimeraviglia. Nel prossimo episodio. E oh cavolo, rimbalzando sui pallonelli. Difficoltà 4, non male, eh. E tra l'altro qui andremo nella zona segreta del livello. Molto probabilmente al mondo speciale andremo facendo sti livelli. Perché vedete ci sono delle scale che salgono a sinistra. Quindi secondo me ci andremo. Bellissimo, bellissimo. Prossimo episodio, allora, la casa degli spintarelli. Ci ritorneremo un attimo a fare il seme meraviglia. Dopodiché andremo a fare anche il castello, oltre ai livelli extra lassù in alto. Qui dove andiamo? What? Ah, Captain Toad forse? Sì! Miniera fungispora. Che posto incredibile. Non avrei mai immaginato di incontrare qualcuno qui. Non so nemmeno come ci sono finito in questo postaccio. Non ho paura. No, un capitano non ha mai paura. Non è così? Ah già, ho qualcosa per voi. Ho trovato 50 monete fiori. Spero vi siano utili per la vostra avventura. Buona fortuna. Questa zona mi ricorda tanto Super Mario 3D World. La zona quella col veleno dove bisognava saltare sulle varie piattaforme, diciamo così, di terra. Non so se ve lo ricordate, era un livello in Super Mario 3D World. So che non c'era un livello solo in Super Mario 3D World. Ma per capirsi, spero qualcuno di voi abbia sbloccato un ricordo o qualcosa del genere. In ogni caso, per questo episodio di Super Mario Bros. Wonder, stavo per dire Super Mario 3D World, bene, ci salutiamo qui. Vi ricordo se vi va di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social, ovviamente se vi fa piacere così mi date una mano a crescere come canale. E noi ci vediamo alla prossima.